Questo programma è offerto da Tecnocampus. Buonasera cari telespettatori ed amici di Focus Sanità, siamo ritornati qui come di consueto ogni lunedì sera. Abbiamo avuto una piccolissima pausa per altri impegni di Teleprima, in particolar modo per seguire la Volalto, cosa che faremo anche nei prossimi giorni ovviamente, ma siamo ritornati più forti che mai, sempre qui con gli approfondimenti sul mondo della sanità. Anche questa sera con me un graditissimo ospite, per la prima volta infatti qui negli studi di Teleprima, il professor Felice Nunziata, primario dell'unità complessa operativa di pediatria dell'ospedale di Caserta, Sant'Anna e San Sebastiano. Buonasera e benvenuto. Buonasera a voi. È un piacere averla qui, anche perché ovviamente parliamo di tematiche molto importanti e siamo molto felici, anche perché è la prima volta che ospitiamo poi il primario di pediatria. Lei è a Caserta praticamente dal dicembre del 2018, da pochissimo. Precedentemente ha avuto lunghe ed importanti esperienze in Irpinia. Com'è stato questo cambiamento e l'approccio con la realtà casertana? Ad oggi mi trovo bene. Naturalmente, considerato che erano 19 anni che ho fatto il primario in Irpinia, poteva sembrare un salto nel vuoto venire in una realtà diversa. Comunque mi trovo molto bene, anche perché credo che l'azienda Sant'Anna e San Sebastiano è un'azienda di rilevanza nazionale, per cui naturalmente vale la pena fare qualche sacrificio, perlomeno logistico. Certo, e soprattutto è un'azienda ospedaliera in evoluzione, certo, che sta migliorando e si sta ampliando sempre di più e con delle eccellenze importanti. Sì, certamente non sono io l'eccellenza. No, anche lei. Ma comunque mi ha solleticato l'idea che fosse un'azienda certamente ospedaliera, ma anche con la prospettiva universitaria, per cui siccome la mia estrazione è stata universitaria per il passato, quindi sono stato ben felice di venire a dirigere la struttura complessa di pediatria di questa azienda. Ecco, di cosa si occupa il suo reparto? E poi una mia curiosità personale, quando ha capito da grande voglio dedicarmi alla pediatria? Ma no, io non, su questo non ho avuto difficoltà, perché sono tra virgolette figlio d'arte, perché mio padre era primario di pediatria, per cui sono nato probabilmente con l'imprinting di fare il pediatra, e quindi non è stato come per inerzia quasi che mi sono laureato, mi sono specializzato in pediatria e poi mano a mano ho seguito la strada. Quindi da questo punto di vista non ho avuto nessuna difficoltà di... Siamo abituato proprio a quella forma di scelta, mentis. Di scelta assolutamente no. Quindi sicuramente sì. Per quanto riguarda quello che facciamo noi, io mi sono trovato naturalmente ad avere un reparto di altissimo livello, perché già la dizione AOR, un'azienda ospedaliera di rilevanza nazionale, implica che le strutture complesse che ne fanno parte devono fare qualcosa di più rispetto a quello che è quello degli ospedali di medio livello, che per quanto di medio livello ottimi, ci mancherebbe altro, certo. Però l'ospedale azienda è quello che chiude la filiera, per cui se l'ospedale di medio livello può trasferire, da noi è un po' più difficile, noi dobbiamo concludere, certo, tutto il processo sia diagnostico che terapeutico, per cui poi facciamo diverse cose, per la verità. Io mi sono trovato, cerco anche di stimolare quello che già ho trovato di buono che si faceva, tipo delle strutture in pronto soccorso importantissimo, siamo secondi per accessi al pronto soccorso soltanto al Santo Bono in Campania, parlo di accessi pediatrici naturalmente. È considerato che il Santo Bono è un ospedale esclusivamente
a carattere pediatrico, per cui l'azienda di Caserta, quasi, non dico arrivandoci, ma stando a pochi passi dalla somma degli accessi al pronto soccorso, per cui diciamo che è di grossa rilevanza. Poi oltre abbiamo degli ambulatori molto importanti, tipo quello di endocrinologia e diabetologia pediatrica, quello di neuropsichiatria infantile funziona molto bene, l'allergologia. Abbiamo cercato, adesso ho cercato di dare anche degli incarichi professionali, grazie anche al direttore generale e al direttore sanitario, la dottoressa Siciliano, siamo riusciti a dare anche degli incarichi professionali, per cui non c'è un solo mio collaboratore che non si occupi di qualcosa di specifico, anche se poi ovviamente partecipa a quello che è il computo dell'attività generale. Ecco, è il lavoro soprattutto di equip, di squadra, certo, perché certo, ovviamente va ad intrecciarsi certo, con tantissime. Non si può adesso non fare squadra, fare il singolo è bellissimo, però non arrivi da nessuna parte, per cui se non ti accompagna tutto e tutti remano dalla stessa parte, non arrivi a nessuna, non raggiunge nessun risultato, assolutamente. È verissimo, vogliamo sfatare anche un falso mito che pensa che la pediatria sia praticamente rivolta soltanto ai più piccoli, quindi alla fase dei bambini, invece abbraccio un certamente ampio la fase dei bambini non si discute, perché pediatria intende proprio quello come, certo, come significato, però l'età che contempla la pediatria è fino a 14 anni. Poi c'è l'età dell'adolescente, che è una condizione, che è una condizione particolare, che potrebbe essere una situazione di una specie di limbo, certo, sembrerebbe, o di un grigio, nel senso che è un piccolo uomo o un grande bambino. Esatto. Per cui, siccome non è appannaggio codificato di nessuno, diciamo che si sta sviluppando anche una branca che si chiama adolescentologia. Adolescentologia che spesso però è appannaggio dei pediatri. Certo, è cambiata anche la pediatria in questi ultimi decenni, volendo allargare il raggio, ad esempio lei ha nominato l'allergologia, ma anche la diabetologia, che investe molto più anche le fasce veramente d'età più piccole, più tenere, potremmo dire. Sì, 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 sicuramente non è che è cambiata, perché le cose non cambiano, le patologie non cambiano, possono modificarsi un pochino, però l'incidenza è più o meno la stessa rispetto al passato, al recente passato. Naturalmente alcune cose sembrano che siano aumentate statisticamente di incidenza, però è probabilmente la capacità diagnostica migliorata che ci porta poi a diagnosticare molto prima e con più compiutezza e completezza le condizioni. Quindi non è che è cambiato granché. Quello che è cambiato sono le tecniche diagnostiche e soprattutto le terapie. Certo. Prima spesso si brancolava nel buio, adesso abbiamo delle situazioni, diciamo, di tranquillità dal punto di vista diagnostico e terapeutico. Che poi sono entrambi fattori molto importanti poi anche nello svilupparsi, insomma. Sicuramente sì, certo, come no. Anche nella prevenzione, nella stessa cura, insomma. Altro che, da questo punto di vista, a proposito della prevenzione, voglio spendere giusto un secondo, perché stamattina, oggi, nella giornata di oggi, abbiamo fatto, il mio reparto si è fatto, come dire, paladino e attore principale di quella che è stata una giornata importante, molto molto importante, quella delle vaccinazioni. Ecco. Tutti i miei collaboratori, io no perché ero già stato vaccinato, ma tutti i miei collaboratori e alcune infermiere si sono vaccinati contro il meningococco di tipo B e contro il meningococco di tipo ACY-W135. Questo perché? Non solo per salvaguardare la propria salute, certo, ma anche e soprattutto per dire a quelli che sono ancora perplessi sul far sottoporre un proprio figlio a una vaccinazione. Se si vaccina il medico vuol dire che questo vaccino non fa male, anzi gli dai una chance di salute. Per cui stamattina proprio, ed è stata una cosa meritoria, e anche di questo devo dare veramente il plauso al direttore generale che ci ha consentito di dare anche un'enfasi giusta a questa iniziativa.
Ecco, una bellissima iniziativa che chiarisce ovviamente molte cose, perché in questo periodo storico e soprattutto in quest'anno c'è stata parecchia perplessità ancora, c'è ancora una vaccini. Grossa perplessità, una perplessità quasi immotivata, pretestuosa sì. Sicuramente, come lei sa, sono sorte tante, come dire, delle confraternite, userei dire, dei Novax e cose. Allora, per l'amor di Dio, però vanno a ricercare sempre delle considerazioni che di scientifico non hanno nulla, tipo vaccino e esordio dell'autismo, che sono tutte confutate dal punto di vista scientifico. Certo. Per cui, siccome noi siamo uomini di scienza, non possiamo pensare a quello che dice internet, ma dobbiamo pensare a quello che è la scienza. Non ci sono ad oggi dati che possano far pensare che ci sia un nesso tra esordio dell'autismo e vaccino, nella fattispecie antimorbilloso, ma nessun tipo di vaccino è stato causa ed è causa documentato di esordio dell'autismo. Assolutamente. Per quanto riguarda invece il vaccino influenzale, ovviamente in bambini con casi particolari, magari respiratori. No, il vaccino antinfluenzale non è questo il periodo, naturalmente, certo. Perché per fortuna abbiamo superato il periodo. Il picco è passato. No, abbiamo superato il periodo, non solo il picco, proprio finita la possibilità dell'influenza, per grazie al nostro Signore, dove siamo stati colpiti moltissimo. È stata violenta anche. Violentissima, questa, ma per quanto riguarda la vaccinazione antinfluenzale, nel bambino sano non è sempre opportuna, talvolta ci sono delle perplessità, ma non dal punto di vista del se fa male o fa bene o può dare degli effetti indesiderati antipatici, ma proprio in virtù del fatto che nel bambino sano non si è proprio dell'idea di propugnarlo a tutta forza, mentre va fatta obbligatoriamente nei soggetti a rischio, che i soggetti a rischio dovessero contrarre l'influenza potrebbero avere dei grossi problemi, delle complicanze non solo broncopolmonari, ma anche dal punto di vista cardiaco, certo. E neurologico. Quindi è importantissimo, certo. Assolutamente. Quanto è importante, abbiamo accennato prima, ovviamente la prevenzione e anche lo stile di vita. Lo stile di vita è importante non solo per il bambino, ma per tutti, certo. Anche per noi, anzi forse più per noi. Adesso va molto di moda, naturalmente trasportando questo discorso all'infanzia, di quello che sono i famosi primi 1000 giorni di vita, dove si dice che tutto quello che accadrà dopo si forma nei primi giorni di vita. Per cui se noi agiamo bene dal punto di vista preventivo, dal punto di vista dell'alimentazione, dal punto di vista della prevenzione con le vaccinazioni, dal punto di vista dello stile di vita, che non si vive in ambiente di fumo, non si vive in ambiente, certo. Di tipo, tra virgolette, tossico, naturalmente ne acquista in beneficio tutto quello che avviene per la vita futura del soggetto. Quindi a questo punto di vista i famosi primi 1000 giorni di vita, dove vengono considerati anche gli screening neonatali, gli screening metabolici, gli screening oculari, c'è una varie messe di condizioni che vanno prese in considerazione, che se veramente prese bene e utilizzate nei modi giusti, dovrebbe migliorare sicuramente la vita dell'individuo. Ecco, un'altra cosa molto importante dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano riguarda la degenza, anche perché l'aspetto psicologico ovviamente quando c'è un paziente in età molto tenera è veramente importante, ovviamente il sostegno anche alle famiglie ed il reparto è veramente molto, funziona bene anche per quello. Sì, noi partecipiamo a diverse manifestazioni. Proprio oggi sono venuti a invitarmi per una manifestazione che si farà per una partita di beneficenza, il cui ricavato verrà per acquistare strumentale per la pediatria, che si farà la settimana prossima. Ma abbiamo almeno 2 volte alla settimana i clown in corsia. Nel periodo di Natale, della Befana, abbiamo sempre tante associazioni che vengono, l'esercito, l'aeronautica, associazioni di
di privati che fanno di tutto per stare vicino ai bambini casertani. Per cui veramente ho preso sempre di buon grado, devo per forza autorizzare, naturalmente previo l'autorizzazione del direttore generale, però di buon grado sia lui che io lo facciamo. Quindi siamo molto contenti. E questo va verso l'umanizzazione, che è quella dell'umanizzazione, sì, della pediatria, che mi sembra un fatto che, come un tempo, se ci stavano le camerate con tanti bambini insieme, adesso sta sempre perlomeno un genitore vicino. E assolutamente. Le cose, da questo punto di vista, sono cambiate. Ecco, il lavoro, tra virgolette, è anche molto psicologico, ovviamente, perché trattare con i genitori. Con i genitori forse è ancora più difficile. Sicuramente sì. Sicuramente è vero, è vero. Verissimo. E un'altra cosa molto, molto importante della quale volevo parlare, lei, diciamo, ha accolto, anzi l'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano, ha accolto le due sorelline che sono... Una sorellina, che era una più grande, una più piccolina, arrivati dal Bellonese per il noto fatto di cronaca. Sì. Molto, molto brutto, ovviamente, che hanno ricevuto le migliori cure poi nel nosocomio casertano. E io sottolineerei sempre una, perché la più grande non l'abbiamo mai vista, abbiamo visto soltanto la piccola, e il sospetto è nato da noi, per la verità. Esattamente. E ci vuole raccontare un po' questa vicenda? Abbiamo avuto, insieme ai miei collaboratori, abbiamo notato qualcosa che non collimava con quelle che sono le comuni dinamiche cliniche di un bambino che viene in ospedale. Per cui, avendo avuto il sospetto, senza naturalmente accusare nessuno, e ci tengo a dire questo, certo, perché non compete né a me né ai miei collaboratori accusare qualcuno, ma abbiamo notato qualche anomalia che ha messo in moto poi una serie di condizioni particolari. E poi quello che è successo lo sapete tutti, perché è stato agli onori delle cronache. Assolutamente. Lei ne ha parlato anche in una nota trasmissione, appunto per fare chiarezza un po' anche sull'accaduto, e c'è una piccola curiosità poi a riguardo, poiché lo possiamo dire, una trasmissione di Canale 5, Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso, è passato agli onori della cronaca ovviamente il suo intervento, ma ormai lei spesso va in televisione, parla spesso di ciò che fa, ma in particolar modo il suo camice, che presentava un disegno particolare, ed è nato un po' questo mistero del camice tatuato, molti lo chiamano. Sì, sì, infatti diceva, chi è questo primario casertano che ha monopolizzato il pomeriggio di Canale 5 col camice tatuato? Tatuato sicuramente non era. Era svelo l'arcano, è un camice che metto raramente, ma ognuno di noi del reparto, dei medici, ha un camice con un disegno diverso, e ci è stato regalato da una casa farmaceutica, il dottore Pagano se ne è occupato di questo, e sono camici disegnati da una bravissima disegnatrice che ha fatto dei disegni sullo stile di Walt Disney, per la verità. E il mio camice, che non si vedeva benissimo perché io probabilmente era, sì, perciò è uscito dal fatto che sembrava un camice tatuato, ma rappresentava il Re Leone, perché chiaramente quando me l'hanno hanno detto, professore, che facciamo? Lei è il capo, facciamo il Re Leone. E quindi giustamente, questa è stata bellissimo, anche per rendere proprio all'occhio dei, sì, bambini e, sì, dei pazienti meno, certo, impegnativo, certo, lo stesso camice, sicuramente più, sì, a loro agio, insomma. Sì, sì, perché attira molto. Esatto, abbiamo svelato anche questo arcano. Un'altra notizia che ha riempito le pagine di cronaca, altra notizia ovviamente molto toccante, è stata quella della bambina che ormai conosciamo tutti, Noemi, un altro caso, certo, importante, ovviamente trattato a Napoli, non a Caserta. Ecco, quali sono le difficoltà di un caso del genere, molto delicato? Poi, caso del genere, a parte che è una barbarie, quindi in una società civile è una cosa da aborrire. Ma il problema grossissimo, a parte calandoci nella condizione, la considerazione medica, certo, è che praticamente questa bambina è stata sparata come se fosse stata in guerra, una ferita di guerra. E allora i chirurghi, i rianimatori del Santo Bono, che notoriamente vedono bambini
bambini, tutti in età pediatrica, la difficoltà principale era quella di trovare, che si sono trovati di fronte a una condizione mai vista prima per loro, perché addirittura sembrava, dicono, perché poi la contezza precisa non ce l'ho della cosa, però si trattava proprio di un bossolo, di un proiettile addirittura esplodente, che poteva esplodere da un momento all'altro. Certo. Per cui la difficoltà enorme è stata quella di tracciare la strada di questo proiettile e cercare di estrarlo. E poi con i danni enormi che ha fatto, ma pare che la bimba stia meglio, siamo tutti contenti. Quali sono nel tempo le innovazioni che la tecnologia ha portato e che ovviamente porterà al suo reparto in particolare? Bah, io ne vorrei fare tantissime, no? Non mi sbilancio su questo perché poi dopo non mi piace fare delle promesse. Naturalmente queste cose insieme ai miei collaboratori ce le siamo dette, le abbiamo scritte, le abbiamo anche chieste. Ora sta alla bontà e alla magnanimità e alla lungimiranza della direzione, ma che sa perfettamente. Ma questo non per scopo personale, certo, assolutamente, ma per cercare di mantenere sempre il livello consono a quello che è un'azienda ospedaliera di rilevanza nazionale. Certo, assolutamente. E ambizioni quindi sicuramente tante per migliorare sicuramente di più. Allora, se noi ci fermassimo a ieri saremmo perdenti oggi, quindi noi dobbiamo guardare sempre al domani. È vero, è vero. È anche importante, ne parliamo spesso anche con i suoi colleghi che ci vengono a trovare, che ovviamente l'azienda ospedaliera cittadina sia appunto di riferimento soprattutto per i cittadini e i casertani, perché molto spesso prima, quando c'erano dei problemi soprattutto più seri, si andava fuori, quindi si facevano anche questi viaggi della speranza. Invece è importante questo, pensare anche vicino alle famiglie. Certo, ma questo bisogna sfatarlo un po', perché non parliamo tanto della mia branca, ma ci sono delle branche dove la stragrande maggioranza, anche quelle più importanti, parliamo dell'oncologia, fare i viaggi della speranza oggi ha significato diverso da quello che era prima, perché adesso i protocolli sono uguali dappertutto, a Bethesda come a Caserta, come a Napoli, quindi bisogna avere un poco di fiducia maggiore nei riguardi degli operatori cittadini, per cui naturalmente fino a prova contraria, è chiaro, perché quello che si fa in un posto importante si fa qui, si fa ad Avellino, si fa a Napoli, quindi da questo punto di vista io mi sento di spendere sicuramente una parola dicendo: casertani, provincia di Caserta, venite tranquillamente all'azienda ospedaliera, perché le cose che trovate qui le trovate da un'altra parte, perché non c'è bisogno di fare questi famosi viaggi alla speranza. È verissimo, è verissimo. Ci associamo a questo invito, a questa rassicurazione. E abbiamo parlato prima anche di un po' di numeri, quindi sia dell'azienda ospedaliera anche del pronto soccorso. Come si gestiscono anche i tanti accessi al pronto soccorso? Il pronto soccorso è un problema. È un grosso problema, perché si renderà conto che quando si va al pronto soccorso uno pensa di avere un problema importante, perché sennò va dal medico, dal medico ambulatorialmente, mentre al pronto soccorso si va perché ci dovrebbe essere una patologia importante. Cercato di fare il triage, cioè di dare dei codici particolari a seconda della gravità del caso, talvolta non vengono attesi molto queste condizioni. Poi ognuno che va pensa di avere massima priorità sull'altro, per cui, grave, esatto, per cui questo è il problema. Anche se noi abbiamo un pronto soccorso piuttosto efficiente, parlo di quello che afferisce alla mia struttura complessa, e con anche con dei posti di osservazione breve. Che significa? Significa che l'osservazione breve intensiva sono praticamente indirizzata a quel soggetto che non ha necessità di ricovero immediato, ma di avere sicuramente, nemmeno di poterlo mandare a casa, ma di dover essere osservato. Periodo di osservazione. Per 24-36 ore, per cui questo ci permette di
sgolfare, se posso utilizzare questo termine, un po' quello che sono i ricoveri che poi potrebbero risultare alla fine non appropriati. Certo. Per cui la potenzialità dell'osservazione breve è proprio in questo. Ci sono delle patologie gravi, ma non tali da meritare il ricovero immediato, certo, ma che potrebbero evolvere. Per cui tu devi dare l'opportunità a questo tipo di patologie, soprattutto al medico che osserva, di valutare l'evoluzione. Se l'evoluzione va verso una patologia più importante, lo ricoveri, altrimenti poi lo mandi a casa. Ma lo spirito proprio di questo sono le 24, non superare le 36 ore del ricovero. Certo. Osservazione breve. Ci sono ancora i casi estremi in cui anche per una febbre magari particolare, una febbre alta, si ricorre comunque sempre, a pronto soccorso? Non ci sono, perché la febbre, gli autori anglosassoni, la fever phobia, hanno cominciato a scrivere la letteratura pediatrica è piena. La febbre fa paura sempre, sembra questa cosa, fa venire la febbre alta, fa venire la meningite, assolutamente no, non è che la febbre fa venire la meningite fa venire la febbre, insomma, è un po', bisogna ribaltare un po' il concetto, però è chiaro, ci sono delle condizioni particolari, se il bambino è particolarmente distresso, disturbato, se il bambino è abbattuto, se il bambino è pallido, risponde male e si vede effettivamente che ha necessità, bisogna correre in ospedale, altrimenti può essere visto tranquillamente dal punto di vista ambulatoriale, per cui poi il pediatra di riferimento sa quello che deve fare. Ecco, altra cosa molto importante dell'azienda ospedaliera, anche del suo reparto, che veramente c'è un iter completo con il bambino, quindi dal trattamento alla diagnosi, certo, non si abbandona mai, insomma, segue. Questo non lo facciamo solo noi, all'onore del vero, fanno tutte le pediatrie, per la verità. Quindi sicuramente noi abbiamo il dovere, a un bambino che accogliamo, di dargli il massimo dell'assistenza. E per massimo dell'assistenza intendo fare la diagnosi e la conseguente terapia. Certo. Quindi sì, il bambino oggi è un po' diverso rispetto a prima. Prima si aspettava che il bambino guarisse completamente, adesso invece, e quindi poteva stare 15-20 giorni, queste cose che non si fanno più per fortuna. Adesso quando tu sai con precisione di che diagnosi si tratta e la terapia risponde, puoi anche fare una dimissione protetta, per cui spiegando bene, casomai avvertendo naturalmente il pediatra di riferimento, e questo fa due cose buone. Intanto toglie molti disagi, perché anche se l'ambiente è ovattato, tranquillo, e cerchiamo di fare la più grossa umanizzazione per i nostri bambini, però una cosa è stare a casa propria, una cosa è stare in ospedale. Certo, le degenze troppo lunghe e lontane da casa, soprattutto per i bambini, certo, non sono mai positive, soprattutto psicologicamente. Progetti futuri per il suo reparto, visto che siamo in chiusura, cosa si augura per i prossimi mesi? Ecco. Mi auguro che tutto quello che abbiamo pensato, ma non lo diciamo, la lista data al direttore Ferrante, venga in essere, messa in essere per migliorare ulteriormente quello che sembra che nell'accezione delle persone, per la verità, che ci stanno vicino, per migliorare sempre questa condizione, per cui tante cose nuove, aperture di nuovi ambulatori sicuramente, ma anche strumentazione nuova che ci serve per evitare quei famosi viaggi della speranza di cui parlava prima. Assolutamente, ci sono dei giovani medici appassionati alla pediatria? Io sono un fortunato, perché ho una squadra fortissima. Ah, che bello! Ho una squadra fortissima e sono onorato, soddisfatto e veramente entusiasta di lavorare insieme a loro. Probabilmente io avevo bisogno di loro, ma loro potevano aver bisogno di me. È sempre uno scambio alla fine. Sì, sicuramente sì, ma veramente ho tutti motivatissimi. La stragrande maggioranza giovani, ma anche i meno giovani, sono tutti quanti super motivati e tutti quanti molto molto preparati, per cui da questo punto di vista veramente sono sempre più contento di aver scelto di essere venuto a Caserta. Ecco, siamo felicissimi di ciò. Noi siamo in chiusura, grazie mille al professor Felice Nunziata, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Vi ricordiamo anche le repliche nella giornata di domani alle 6.30, alle 9.30, alle 16.30, ovviamente ci potete seguire anche sui social, in streaming, e potete rivedere la puntata. Grazie mille per essere stati con noi e ci rivediamo lunedì prossimo per Focus Sanità. Buona serata.